e dai nostri calendari, quindi ovviamente è rivolto ai ragazzi, ai genitori, ai nonni, ai familiari. L'ombrello è rivolto a tutti, a tutte le associazioni, a tutti i nostri concittadini, a qualsiasi e anche non persona che ha a cuore la ricerca e ovviamente l'associazione Atomo. Per cui noi devoliamo il nostro ricavato a questa associazione. Quindi vi prego di fare un applauso al presidente Marco Moretti, anche se non è presente, però sicuramente vi arriverà, vi arriverà con un pensiero. Io devo procedere adesso con la consegna dei nostri cestini natalizi ai nostri atleti e chiamo qua a ricevere i nostri cestini la nostra squadra dei micro del Mister Carta. Prego tutti i ragazzi di Mister Carta qui. Bambini, il Mister Carta è cresciuto, però. Andrea Neri, Jacopo Toro, Matteo Cetto, Matteo Spano, Antonio Pino. Mannaggia, non vedo la figlia, però. Ovviamente. Quindi adesso io vi invito a ritirare il vostro cesto natalizio e ad accomodarvi nei vostri posti, da questo lato. Forza! Volevo salutare la presenza importante perché ovviamente ha dato impulso a questo movimento e a me personalmente ha diciamo così dato molta motivazione nel perseguire anche questo progetto. E mi rivolgo a Michele Fini, che in questo momento non c'è per i primi familiari, però sicuramente è uno dei promotori di questo movimento. Io direi di iniziare, ovviamente aspettiamo che arrivi Mister Sandra che sta lavorando, ma sta arrivando, per cui giusto per far ripeto, Don Nicola è stato gentilissimo a concederci lo spazio per fare questo nostro incontro, per farci questi auguri di Natale, per incontrare tutte le altre associazioni, per incontrare tutti i nostri rappresentanti. Ovviamente poi dobbiamo lasciare diciamo così l'oratorio, per cui abbiamo anche il tempo che stringe. Io direi di chiamare ovviamente assenza giustificata perché è stato colpito da influenza, cosa che io ho già passato quando del Mister Renzo Pinna, quindi invito qua tutti gli atleti del Mister Renzo Pinna a ricevere il vostro cesto natalizio. Grazie perché mi hai dato il tempo anche se non sono venuto a piedi, sono venuto in macchina quindi non avevo bisogno di riprendere. Comunque è un piacere essere qua, io nonostante gli impegni avevo promesso e sono venuto perché ci tenevo per il momento, perché volevo fare gli auguri di buon Natale, di buon anno a tutti i ragazzi, alla società sportiva, ai ragazzi che ne fanno parte, ai genitori
a Beniamino e a tutti i componenti della società, perché noi crediamo come amministrazione in queste iniziative, crediamo in persone come Beniamino Manuta, come Torre Leoni, che è il presidente della scuola calcio, come gli allenatori e il gruppo dirigente, perché questo che ha fatto questo gruppo di persone è una cosa secondo me molto importante, perché sta cercando di riportare la società sportiva calcio di sorso ai suoi fasti, cioè lo sta riportando a quello che dovrebbe essere il ruolo del sorso calcio, che ormai forse i più giovani l'hanno dimenticato, ma che chi ha la mia età o anche più giovane di me sa che cos'era sorso per il calcio. E per esempio qua abbiamo con Tore Pinna un esponente di della scuola calcio sorso, che è arrivato fortunatamente dove è arrivato, come gli altri calciatori che ha citato poc'anzi Beniamino. Mi fa piacere poi perché la Romagna Calcio, oltre ad occuparsi di sport come abbiamo visto poco fa, si occupa anche di volontariato, quindi fa un'azione a 360 gradi. Voglio salutare qua Mauro Piras, che è il presidente dell'associazione Bench Press, perché è importante anche questo coinvolgimento delle altre associazioni. Mi scuso se ci sono rappresentanti di altre associazioni che non vedo, ecco Michele Satta anche qua. È importante riuscire a stare insieme, ma non soltanto in questo periodo natalizio, ma sempre tutto l'anno, per fare qualcosa per la nostra comunità. E loro lo fanno, e lo fanno mettendo il loro tempo a disposizione degli altri, lo fanno come volontariato, lo fanno gratuitamente. Quindi questo, io farei un applauso a tutte le associazioni. Di quella che l'attività che anche l'amministrazione fa, sono il nostro braccio operativo, e quindi noi siamo ben lieti di dare supporto a loro, siamo ben lieti di partecipare a tutte iniziative come queste. Quindi nel rinnovare gli auguri a tutti voi, ed è bellissimo vedere tanti giovani, tanti ragazzi qua che in qualche modo sono coinvolti e sono primatori in questo momento per la loro attività.